Oltre 500 appassionati hanno dato vita alla ciclostorica dell'Alpe di Poti, meglio conosciuta come Ardita. Campioni del passato e amanti delle due ruote, che hanno rispolverato da soffitte e cantine le biciclette d'altri tempi. Da quelle da corsa, con il telaio d'acciaio, le borracce di alluminio, i tubolari in tela, a quelle con i freni a bacchetta, le piccole graziella, le mountain bike, tutte arruolabili in questa avvincente kermesse, purché siano uscite dalle officine di produzione prima del 1991. Ai ciclisti anche richiesto di indossare un abbigliamento consono con il periodo storico alla stregua di personaggi di un romanzo del costume nazionale che vede la bicicletta in primo piano come mezzo di locomozione. In salsa vintage un percorso di 79 km di strade bianche ed asfaltate, con i partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, per toccare i luoghi più suggestivi di Arezzo e del suo territorio. Siamo alla quarta edizione dell'Ardita, la ciclostorica dell'Alpe di Poti. E è un'edizione dei record perché siamo passati dagli 80 del primo anno fino a superare i 500 di questa edizione che oggi si svolge in una bellissima giornata di sole che porterà i ciclisti a scoprire il centro storico di Arezzo ma anche tutte le bellezze del nostro territorio. La ciclostorica fin dall'inizio ha sempre assunto il nome di ciclostorica dell'Alpe di Poti perché è il nostro fiore all'occhiello e adesso a maggior ragione perché ieri è stata inaugurata la targa Salita Pantani, proprio il ricordo di Marco Pantani. I corridori quest'anno vengono da 45 province diverse, un po' da tutta Italia, rappresentano 12 regioni e addirittura abbiamo una ventina di concorrenti dall'estero, abbiamo dei canadesi, francesi, abbiamo degli svizzeri, quindi ormai è una manifestazione che ha travalicato insomma sia i confini regionali ma anche quelli nazionali. Abbiamo fatto diverse volte l'Intrepida, che ormai è 7-8 anni che la fanno l'Intrepida, e ho partecipato anche all'Eroica e alla Etrusca. Poi abbiamo la nostra che la facciamo in luglio, la Moserissima, ma ormai ogni domenica ce n'è una e non si può partecipare a tutte, sennò diventa come quando si correva. E comunque a Arezzo c'è sempre stata una grande passione per il ciclismo, quando c'era la Del Tongo, la Fancucine, e che il tempo è passato, ormai sono già più di 30 anni che eravamo qua.